Dopo la morte di Eli, Samuele si trasferì dal santuario di Silo a Rama e fu per molti anni giudice, profeta e sacerdote di Israele. Quando Samuele fu vecchio, stabilì come giudici di Israele i suoi due figli. Ma essi non si preoccupavano del popolo, rincorrevano piuttosto la ricchezza e il guadagno. Allora gli anziani di Israele si radunarono insieme a Rama. E dissero a Samuele: Ormai tu sei vecchio, i tuoi figli non si preoccupano di noi. Noi vogliamo un re che regni su di noi, come tutti gli altri popoli. A Samuele dispiacque questa richiesta, perché significava che il popolo di Israele non voleva più essere guidato da Dio che li aveva liberati dall'Egitto e che li aveva aiutati a vincere contro i popoli nemici. Il popolo di Israele voleva essere guidato da un re. E Dio disse a Samuele: Se il popolo non vuole più che io regni su di loro, ascolta quello che dicono, ammoniscili però e ricorda loro il diritto che il re avrà su ciascuno di loro. E così Samuele parlò agli anziani: Ma vi rendete conto di quello che state chiedendo? Voi che siete un popolo libero, liberato da Dio, volete diventare schiavi di un uomo, di un re. Ma vi rendete conto che il re prenderà uomini e donne, li farà diventare soldati e suoi servitori? Vi rendete conto che il re vi chiederà di pagare delle tasse, che non sarete più liberi? Gli anziani del popolo replicarono: Noi siamo pronti a tutto, pur di diventare un popolo come tutti gli altri popoli. Dacci un re. C'era un uomo della tribù di Beniamino di nome Chis. Quest'uomo aveva un figlio, Saul, che era un ragazzo bellissimo e altissimo. Superava dalla spalla in su chiunque. Ora le asine di Chis, padre di Saul, si erano perdute. Chis disse a Saul: Prendi un servo e andate a cercarle. Essi partirono, attraversarono le montagne, percorsero il territorio in lungo e in largo, entrarono in ogni città e in ogni piccolo paese, ma delle asine neanche l'ombra. Quando giunsero nella città di Suf, scoprirono che proprio quel giorno era presente un uomo di Dio, un grande profeta, un uomo stimato da tutti. Il servo disse a Saul: Andiamo a consultarlo, sicuramente ci indicherà dove cercare. Mentre stavano salendo verso il centro della città, incontrarono un uomo molto anziano che stava venendo loro incontro. Lo fermarono e gli chiesero: Dici per piacere dove possiamo trovare il veggente? Quell'uomo si fermò e disse: Sono io il veggente. Sono Samuele, il profeta di Dio. Saul chiese: Dici dove possiamo trovare le asine di mio padre? Samuele rispose: Non datevi più pensiero per le asine, sono già state ritrovate. Però voi questa sera vi fermerete a cena da me. Fu così che quella sera a cena Samuele fece accomodare Saul a capo di tutti gli invitati, erano circa una trentina. E gli fece portare la parte più gustosa del vitello che era stato cucinato. Prima di congedarlo, Samuele chiese a Saul di venire un attimo in disparte con lui. Prese l'ampolla dell'olio, gliela versò sulla testa e lo baciò, dicendo: Il Signore Dio ti ha scelto e ti ha consacrato re di Israele. Cerca di rimanergli fedele per sempre. Pochi giorni dopo, Samuele convocò una grande assemblea di tutto il popolo di Israele nella città di Mispa e chiese a tutto il popolo: Mettetevi davanti a Dio in preghiera, che Dio stesso vi mostrerà chi ha scelto come nuovo re di Israele. Tutto il popolo si dispose, diviso per tribù e per casati. La sorte cadde sulla tribù di Beniamino, sul casato di Matri, e in modo particolare su Saul, figlio di Chis. Appena il nome Saul, figlio di Chis, fu pronunciato, tutti si guardarono intorno per cercare dove era quest'uomo, ma Saul era scappato. Tutti lo cercarono e lo trovarono finalmente in mezzo ai bagagli della tribù di Beniamino. Lo presero da dove si era nascosto, lo caricarono sulle spalle, lo acclamarono come re. Viva il nostro re! Viva Saul, il re di Israele!